Il silenzio dell'anima è l'ultima pubblicazione, l'ultima fatica in tutti i sensi per la professoressa Adele Cicchitti, nota appassionata di storia locale, e con questa opera davvero faticosa da realizzare ma alla fine gratificante permette agli adessani non solo di riscoprire una grossa fetta di storia cittadina, è vero? Sì, sicuramente è la storia del monastero delle Clarisse di San Giacinto, fondato nel 1667 ad opera di Don Giacinto Mariotti, che poi diede il nome al convento, e chiuso dopo le leggi dell'Unità d'Italia, e le suore restano nella struttura fino al 1905, quando la struttura viene convertita in scuola elementare. Già le suore avevano tentato un approccio all'educazione fondando dopo la legge Coppino un educatorio, per cui c'è stato quasi, diciamo, un esito finale nella destinazione d'uso dell'edificio, che era stato già dalle suore utilizzato come scuola. E in questo edificio la maggior parte degli atessani hanno frequentato le scuole primarie e le scuole elementari. Tra gli atessani anche lei ha frequentato le scuole qui? Anch'io ho frequentato la scuola elementare quando era ancora convento, con i pavimenti di tavola e i corridoi stretti, le scale molto ripide, questo giardino belvedere così angusto che però a noi sembrava enorme, perché bisognava conquistare quello spazio ogni volta, rara volta che ci facevano fare dei minuti di ricreazione. Comunque è una struttura densa di storia, sono vissute tantissime suore di clausure, molte delle quali hanno attinto alla santità attraverso la preghiera, la malattia, che è stata per loro una catarsi, una purificazione del corpo proprio per ascendere al cielo. Un monastero, come diceva lei, che prende il nome da Santa Chiara, un emblema anche fuori dal tempo, è stato una sorta di precursore dei diritti femminili. Sì, Santa Chiara era molto attenta all'universo femminile, anche se era molto molto rigida, aveva un'innata psicologia, per cui le sue costituzioni, la sua regola, è una regola eccezionale proprio perché è scritta da una donna per consorelle donne e quindi piena di sfumature anche psicologiche, e la sua regola continua ad emanare un fascino grandissimo attraverso i secoli proprio perché è sorretta dal fuoco d'amore che aveva già animato all'origine Chiara e le sue consorelle che si mettono al seguito di Francesco. Tornando alla pubblicazione, ha richiesto tanto tempo, sacrifici e tanti giorni in cui lei, come ha detto alla fine, ha dovuto sottrarre alla famiglia, ma alla fine ne è valsa la pena. Sì, sicuramente, perché ci sono voluti quasi 15 anni, non sicuramente dedicati soltanto a questa pubblicazione, anche perché gli archivi che ho frequentato per alcuni anni non sono stati visitabili, un po' per esempio l'archivio della Curia Arcivescovile di Vasto è stato trasferito a Chieti, e quello della parrocchia di San Leucio ha subito un lungo intervento di restauro e di bonifica e di catalogazione. Però è vero, la trascrizione è stata molto molto lunga per decifrare, diciamo, i documenti, per analizzarli, ma soprattutto è stato anche molto faticoso cercare di mettere insieme tutto questo enorme materiale facendo qualcosa di organico, di chiaro e di comunicativo. Un libro abbastanza corposo anche a livello di pagine, che lei ha detto, magari per agevolare la lettura, divisa in tre parti, la prima soprattutto è più fruibile, diciamo. Sì, la prima è la parte propriamente della ricostruzione storica. La seconda parte, che però è interessante perché c'è tutta questa realtà magmatica del tessuto quotidiano che in un monastero rispetta anche delle dinamiche consuete della vita normale, con tanti, diciamo, riferimenti anche alla realtà che era fuori dal monastero, quindi una sorta di osservatorio anche sulla storia della città tra la fine del 1600 e gli inizi del 1900. E la terza parte
parte che è essenzialmente spirituale, perché c'è la trascrizione tra l'altro dei necrologi che i confessori stilavano alla morte di ciascuna religiosa, e i quali confessori avevano di mira soltanto un resoconto di quella che era che era stato l'itinerario spirituale della religiosa e non la vita materiale. Per concludere, professoressa Cicchitti, ci dobbiamo aspettare a breve altri lavori, considerando che il tempo adesso si assottiglia ulteriormente dopo la nomina a presidente della Fondazione Museate? Sicuramente per fare un lavoro che sia valido, ma senza alcuna presunzione, cioè che possa poggiare sulle testimonianze e sui documenti, ci vuole sicuramente tanto tempo. Ci sono anche altri lavori in cantiere, alcuni devono essere ultimati, altri devono essere ancora affrontati, ma insomma col tempo speriamo di avere la salute necessaria. Quello che mi preme è che volevo dare, da insegnante che ha insegnato una vita intera al liceo di questa città, un piccolo segnale di come si fa un po' la storia, perché troppe volte noi troviamo delle cose troppo raffazzonate e non sicuramente veritiere dal punto di vista scientifico, e soprattutto speriamo che anche gli enti possano capire l'importanza della vera ricerca storica, perché la cosa veramente triste è che non ci sono stati supporti neppure materiali.